Presidente C. Agricoltori Italiani della Toscana, siamo a Pistoia per parlare di florovivaismo. Come sta il settore e quali sono i problemi maggiori? Ma innanzitutto parliamo di grandi opportunità. Il florivaismo in Toscana rappresenta più forse di un terzo del PIL agricolo, quindi un settore che dà risposta, un settore che dimostra di sapersi sviluppare. Un settore che però ha bisogno per continuare ad essere competitivo di fare delle scelte conseguenziali al proprio valore e alla propria rappresentatività sul territorio. Credo che la prima scelta che il settore deve fare è quella proprio di Allargare il suo panorama territoriale su tutta la regione. Noi abbiamo già esperienze importanti che vanno oltre il territorio pistoiese che ci ospita e che sicuramente rimane il centro e il punto di, di, di conoscenza e di cultura florivalistica più importante, più importante della, della Toscana. Però abbiamo anche grandissime esperienze in altri territori e noi dobbiamo dare vita a momenti in cui si possa ripartire proprio da queste grandi esperienze che, qui su Pistoia, ormai sono consolidate su territori. Che sono andati in crisi su altre agricolture. Penso che questo settore possa essere motore di sviluppo per risposta ad agricoltori che purtroppo oggi non riescono più ad avere un reddito e invece possono, con questa realtà, pensare a nuove sfide, a nuove opportunità. Chiaramente occorre che la politica, le istituzioni seguano il settore con un interesse continuo, con un'attenzione particolare. Mettendo a disposizione tutto quello che concerne e tutto quello che è in loro possibilità. Noi abbiamo bisogno, per garantire il funzionamento di questo settore, di avere un export facilitato, di avere norme che, che garantiscano una concorrenza leale. Abbiamo bisogno eh, che ci siano interlocuzioni serie come quelle che noi come CIA vogliamo, vogliamo avere. Abbiamo bisogno in questo settore di, eh, ad esempio anche qui su Pistoia, un distretto che sia fucina di interessi comuni, di eh, indirizzo e di individuazione di opportunità che facciano crescere davvero tutti e tutto il territorio.